Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo tipo di video, uno come li fa? Questo tipo di video uno li fa andando sul sito GTA 5 Mods, che è il principale sito di mod esistente. Uno va lì, scorre un po', dice questa no, questa è sembra interessante. Va dentro e vede che fa schifo. Ma di solito uno non lo vede già dall'anteprima che fa schifo, perché alla fine i modder non è che sono grafici, quindi non possono fare capolavori. Ma questa, l'anteprima di questa mod è un capolavoro all'inverso, perché fa schifo. Cioè, partiamo dal presupposto che sembra anche carina, ok? A pensarci uno dice, è carina, poi l'occhio ti fa notare che c'è qualcosa che non va, perché in realtà questa anteprima fa schifo. Cioè, sembra, uno pensa, dice, ma cos'ha che non va? E non riesce a capacitartene, perché non riesce a capire cosa ci sia che non va. Ma l'occhio subito, l'occhio ti dice no, fa schifo. Poi vabbè, le immagini sotto, vabbè, lasciamo perdere. La scritta sopra con i fori di proiettile e questa roba sotto, che cos'è? Dovrebbe essere una mappa, poi scritto in russo con la pistola in mezzo. Fa veramente schifo sta copertina. A partire dalla copertina, sta mod fa schifo. Ma io mi chiedo, quanto ti costava chiedere a un grafico di fartene una? Cioè, questo team ha fatto una mod anche per San Andreas, e dopo ci arriveremo a questo argomento, Quanto ti costava chiedere a un grafico di farti un'anteprima decente? 10 euro ti costava, perché i grafici lavorano a quei prezzi, i grafici che si trovano online, ok? 10 euro. Tu vuoi dirmi che tra tutte le persone che avranno provato questa mod, alcuni sarà anche piaciuta, e madonna chi è piaciuta, guarda. Vabbè, vuoi dirmi che nessuno ti ha donato, non saresti rientrato nella spesa dei 10 euro di sta copertina? Allora, però dopo detto questo, uno va a vedere la descrizione, che io vi invito ad andarla a vedere, magari vi lascerò il link di questa mod. Io vi invito ad andarla a vedere, non la starò a vedere qui perché sennò perdiamo troppo tempo, arriviamo domani, però vi invito ad andare a leggere la descrizione se avete un po' di dimestichezza con l'inglese, perché veramente è scritta in un inglese che madonna cosa non è l'inglese di sta mod. Ma io direi ora di andare a iniziare a parlare di sta mod. Però, ancora prima, facciamo una premessa. Molti nel video precedente, in cui parlai della mod di Liberty City su GTA 5, mi hanno detto, tu vuoi fare recensioni di questo tipo, ma tu critichi, falla tu una mod di questo tipo. Come se servisse fare una mod, per criticare. Allora, visto che voi venite a criticarmi sotto al video, fatelo voi un video come quello che ho fatto io. Poi potete venire a criticarmi, va bene? Ok, allora, partendo da questo presupposto, questa qui, come mi hanno detto, fai le recensioni, questa non sarà una recensione, sarà una mattanza, questa non è una recensione. Prima di tutto, bisogna, ancora prima di iniziare a parlare di questa mod su GTA 5, parliamo della mod in generale. Questa mod è una mappa che era stata creata per San Andreas. Ok, per GTA San Andreas, con traffico, tutto, c'era tutto, ok? Era fatta abbastanza bene, ho visto dei video, sembra fatta abbastanza bene, ok? E uno ora pensa, no, non è possibile che hanno preso semplicemente la mappa da San Andreas e l'hanno messa su GTA 5. No? No, non credete sia possibile? E invece è proprio così, è stata presa la mappa paro paro, fatta per San Andreas, con le texture schifose, con i modelli con pochissimi poligoni, presa direttamente da lì e messa su GTA 5 senza traffico né altro, e quello è il problema. Non è stata messa col traffico, che ok, è difficile mettere il traffico e tutto, per carità, però non metterla su GTA 5, allora, se non riesci a mettere il traffico. Ma allora, prima ancora di parlare della mod, parliamo di come è stata creata e di come funziona l'installazione. Allora, il concept di questa mod è che sia un DLC, una specie di DLC per GTA 5, per il single player, ok? E uno dice, wow, cosa molto bella, ok? Perché tante persone stanno aspettando un DLC per la storia fin dall'uscita di GTA 5, molte persone stanno aspettando un DLC della storia che Rockstar non ci ha mai fornito, quindi uno dice, wow. Cioè, se dei modder ci forniscono un DLC vero e proprio per la storia, tanto di cappello. Allora, quindi, non so se lo sapete, ma ogni DLC su GTA 5 ha un archivio a sé stante, ok? Non vengono sovrascritti i file di gioco, ma viene messo un archivio a sé stante. Quindi,
questa mod viene installata come se fosse un DLC scaricabile da, ufficialmente, no? Poi vanno modificati alcuni file, un file va modificato per far capire al gioco che c'è anche quella mappa all'interno del gioco e fargliela caricare. Ok, uno dice, wow, è una bella cosa questo tipo di installazione. Uno ci pensa e dice, è una bella cosa. Beh, no. No, perché oltre al fatto che è macchinosa questa installazione, ok? Però va bene, è una delle installazioni, uno dei metodi di installazione migliori che ho trovato finora nelle mod di questo tipo. Quindi, vabbè, tanto di cappello. Oltre al fatto che ci ho messo mezz'ora per installare questa mod, vado e io arrivo, uno si avvicina e dice, aspetta, non la vedo. Cioè, uno a vedere dagli screenshot dice, dovrebbe essere lì la mappa, ma non la vedo. Si avvicina. E man mano che si avvicina dice, no dai, devo riavviare il gioco, devo riprovare di nuovo, cancellare, rifar tutto. Invece a un certo punto ti avvicini e compare. E fin lì va bene. Uno dice, oh, buono, è comparsa. A parte il fatto che fa schifo, ok? Come ho detto, non ci sono poligoni. Cioè, sono pochissimi i poligoni. Ok, quindi gli spiani sono fatti da schifo. Però, vabbè, uno dice, Russia, dai. Tratta di Russia questa mod, quindi magari metto la neve, no? Uno mette la neve, attiva la neve e dice, vabbè, un'atmosfera un po' più bella. Che poi, ah, non ho parlato del nome. Questa mod si chiama Criminal Russia 5, che già, vabbè, il nome, vabbè, voglio dire, molto indicativo, della cosa, perché criminal, non c'è niente di criminale in sta mappa. Ma vabbè, è semplicemente una mappa messa lì. Comunque, allora, andiamo avanti. Con la neve è molto meglio, ok? Però io fin da subito, partiamo dal presupposto che ho iniziato a registrare questa mod, poi ho dovuto fare altro, ok? Sono tornato il giorno dopo perché dovevo fare l'anteprima per un altro video, no? Dovevo fare la thumbnail. Vado, apro la modalità regista e mi ritrovo sulla mappa, su questa mappa, ok? Già caricata. Dico, vabbè, mi teletrasporto a Los Santos, non ci saranno problemi. No, 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 Los Santos non carica. Perché? Los Santos, tranne gli alberi e alcuni palazzi e alcuni oggetti, non carica se io sono spawnato su quella mappa. Io non la capivo questa cosa. Ho dovuto riavviare GTA 5, ho dovuto andare con la modalità regista in un punto della mappa di Los Santos, riavviare il gioco e ricaricare da quel punto della mappa, perché se no non c'era verso di respawnare la mappa di GTA 5 nella modalità regista. Ma allora, uno si reca in questa mappa, poi vuole tornare a Los Santos. No! Los Santos, dopo che questa mappa ha spawnato, non spawna! Non spawna! Perché? Non ha senso questa cosa! Ma allora, andiamo avanti. Uno arriva, dice, oh, ok, atterro col laser, va bene, voglio un'auto. Voglio un'auto normalissima. No, non, le auto spawnano senza le ruote. Allora, uno dice, vabbè, prendo il cargo bob, mi spawno un'auto in città, col cargo bob arrivo sulla mappa, no, con quell'auto, trasportandomi l'auto. Oltre al fatto che ci metti 2 ore, no, sapete cosa succede? A quel punto spawnano sì le ruote dell'auto e rimangono, ma non spawnano parti della mappa! Qual è il problema? Perché c'è questa interferenza tra le ruote dei veicoli e la mappa? Qual è il problema? Da cosa è generato questo problema? Ma il bello è che se tu spawni un'auto all'interno di quella mappa, dopo un po', eventually carica, ok? Dopo un po' ti caricano le ruote, però, boh, cioè non capisco questo problema. Vabbè. Ma ora direi che ne ho parlato abbastanza. Iniziamo ad esplorare questa mappa. Allora, le piante hanno più di qualche problema. Fanno schifo, ok? Anche gli alberi fanno schifo e hanno problemi più seri delle piante, soprattutto nelle texture. Poi, le texture di questa mappa, essendo state fatte per San Andreas, non puoi aspettarti che siano chissà cosa, ma fanno schifo. Poi le texture delle case, le texture delle panchine, che sono epilettiche, cioè le texture di queste panchine sono epilettiche e sono indecise. Sono indecise queste texture perché cambiano a seconda di come le guardi. Perlomeno i cartelli sono solidi, ma sono indistruttibili. Solidi e indistruttibili, ma almeno solidi. Poi sono arrivato a una costruzione, ok? Molto bella questa costruzione. La porta, nel caso non si capisse, la porta è stata studiata in modo da fare, da dare l'illusione che ci siano 3 porte aperte e la seconda da sinistra sia un po' più in là, no? Non so se mi sono spiegato, ma serve per dare un'illusione di questo tipo. Ora,
Cioè, è fatta d'un male. Ma d'un male! Che madonna! Cioè, è brutta come la morte! Poi, uno arriva al confine della mappa, perché va avanti, uno va avanti, la vuole esplorare questa mappa, è curioso, arriva al confine della mappa. Vogliamo parlare di quanto è bello il confine della mappa? Cioè, guardate, guardatelo per una decina di secondi. Poi, altra cosa, uno magari la può attraversare sia in volo questa mappa, ma è pericoloso attraversarla in volo e poi ci arriveremo. Uno la attraversa magari in auto, no? Con un fuoristrada. Ed è... cioè, se uno non ha un computer della Madonna, non ce la fa, almeno che non abbassa la grafica, perché questa mappa fa laggare su uno spiano! Questa mappa è capace di far laggare il gioco su uno spiano! E mi lagga a me, che vi ripeto, come ho detto nello scorso episodio, ho una GTX 1080, che è una delle migliori schede video in circolazione, costa 600 euro... E fa... E questa mappa fa laggare il gioco su una GTX 1080. Ok? Poi, vogliamo parlare, se tu vuoi andare in giro col laser, ci sono parecchi problemi, ok? Primo fra tutti il fatto che se spari col cannone, il frame rate cala in un modo impressionante. Ancora peggio che andando in giro con l'auto nel terreno. Ma il bello è che scende a 12! Scende a 12 frame! Su una GTX 1080 il gioco scende a 12 frame solo perché spari col cannone. Poi sapete un altro dei problemi, sempre con le armi del laser, è che i missili non li puoi sparare. Sia missili a ricerca, sia missili normali, non li puoi sparare quando sei in questa mappa. Perché? Perché? L'ultimo dei problemi di questa mappa relativa ai veicoli, agli aerei soprattutto, però anche ai veicoli di terra, è che ovviamente è lontano dallo center. Se uno la prima cosa che gli viene da pensare dice ma siamo sicuri che questa mappa non oltrepassa il limite di Los Santos? Perché come sapete, se voi oltrepassate il limite nel mare di Los Santos, vi si spegne qualsiasi veicolo. Voi potete essere con qualsiasi veicolo, gli aerei si distruggono, le barche affondano, le auto ovviamente si spengono. E uno pensa, vabbè, non sarà al limite. No, al contrario di quanto dice la descrizione, e lo dice la descrizione di questa mappa, dice chiaramente che non supera il limite. No, questa mappa ad un certo punto supera il limite del mare, di San Andreas. E quindi ti si spengono i veicoli. Ma uno dice, vabbè, una bici, ci potrà andare avanti? No, si blocca, anche la bici si blocca. E tu... come ti devi muovere oltre quel limite? A piedi. Devi andare a piedi. Il che quindi distrugge anche il prerequisito della mappa, che sarebbe di esplorarla. Cioè l'unica cosa bella che ha che questa mod viene eliminata, perché non la puoi manco esplorare. Ma poi... Questo cosa vi sembra? Un condotto fognario, ok? E un punto a favore di questa mappa è che i condotti fognari, quelli piccolini, non quelli grandi, quelli piccolini, sono entrabili, ok? Tu ci puoi entrare nei condotti fognari. È bello, cioè uno dice bello. Sì, in parte, perché di fatto se tu vai avanti ti bughi. Poi, sapete una cosa? Uno vede l'acqua e dice, bella. No, in realtà non è previsto che fosse lì. Ma sapete qual è il bello? È che questa mappa, come la mod di Liberty City vecchia, di cui ho parlato nello scorso episodio, non ha l'acqua. Ma non sempre. Non sempre, perché a volte, se capita, sei a culo, spawna e anche per bene. Però a volte invece vedi che si compenetra un po' con la mappa in giro e a volte non spawna per niente. Vabbè, cioè io non so, sta mappa era meglio se non fosse stata creata. Poi il lag di sta mappa, cioè questo lag non c'è manco su PS3. Manco su PS3 c'è questo lag che causa sta mappa, ok? Poi vedevo una struttura in lontananza, dulcis in fundo, e ci sono dovuto arrivare con un mod menu, perché se no l'aereo mi si distruggeva.
ci sono dovuto arrivare con un mod menu e già lì si, vabbè, l'aereo si buggava continuamente perché si distruggeva e si riparava continuamente, quindi si buggava, vabbè. Sono arrivato e vedo questa cosa, che ora io vi sfoco perché ci sono delle facce di delle persone. E io non so se questi modder abbiano i diritti di fatto per mettere le facce di alcune persone in sta mod. Non so se abbiano i diritti, quindi io non avendo i diritti e non essendo sicuro di questa cosa, io le sfoco, perché non vorrei avere problemi, però sinceramente io non credo li abbiano sti diritti. Comunque, ce ne saranno un casino di altre cose da dire su sta mappa, ma io non ho intenzione, io l'ho esplorato una mezz'oretta, basta! Io non ho intenzione di reinstallare sta mappa e di riprovarla, non ho la minima intenzione. Magari ne potrei parlare più nel dettaglio se dovessi arrivare, udite, a 10.000 mi piace. Non ci arriverò mai nella vita in questo video a 10.000 mi piace, quindi non la riaprirò mai in sta modo. Però io se arrivo a 10.000, cosa che non ci arriverò mai nella vita, io faccio un altro video su questa modo, ma non ci arriverò mai, lo so già, per questo video. Quindi direi che è tutto, chissà quante altre mod schifose ci saranno in giro, vabbè. E noi ci rivediamo alla prossima.